34. Formidio inexorabilis. Nel microscopio gli apparve il formidio inexorabilis, il virus della rabbia. Pasteur lo guardò affascinato. Nel laboratorio il silenzio era interrotto soltanto dalle mosche. Il virus gli appariva come una sorgente di luce. Come una figlia che nasce, poi cresce, a 7 anni ha le ginocchia scarne, a 10 i seni meschini, ma a 12 anni già sente in fondo al ventre il sangue tiepido, così Pasteur assisteva alla nascita di una nuova era, quella della cura delle malattie infettive. Commento. La scoperta scientifica è un fotogramma su cui lo scopritore si ferma per primo. Poi l'intera umanità sente quel fotogramma e lo vive. Ma nella storia del cosmo il fotogramma della scoperta esiste da sempre. Per questo i maestri parlano di scoperta e mai di invenzione.